Ciao, nuovo video in collaborazione come tutti i mesi con Stefi Vanalica e Piccola Pia Pia, che ha un po' di problemi con il suo canale. Non so se farà il video oppure nei commenti metterà il suo tag, non lo so, dovremo ancora informarci, ma non c'è problema Pia. Quando puoi fai, noi siamo qua ad aspettarti. Vi metterò il link dei due canali o comunque il link di Stefi e di Piccola Pia, e comunque cosa qui ce n'è per tutti i mesi. Mi scuso per la tutina, ma io questa non l'abbandonerò mai finché va un po' freschino. Allora, fogliettino alla mano, iniziamo. Canzone del mese, se ciapa un po' YouTube qua, questi capelli che fanno un po' schifo oggi. Ve lo dico subito, Jovanotti, Quando sarò vecchio. L'avete mai sentita? Sta caricando, eh? Vediamo un po'. Così 2 minuti, poi dopo stacco. Mi sa che l'avete sentita. Quando sarò vecchio, sarò vecchio. Nessuno dovrà più venirmi a rompere i coglioni. Quello che avrò fatto, lo avrò fatto. Vorrò soltanto stare a ricordare i giorni buoni. Molti che conosco saranno morti, sepolti sotto metri di irriconoscenza. Me ne starò vecchio a ricordare che non ho ringraziato mai a sufficienza chi mi regalò qualche rima baciata, chi mi ha fatto stare bene una serata, chi mi ha raccontato qualche bella storia, anche se non era vera. Andatela a sentire, leggetevi il testo, è bellissima, mi rispecchia in tutto. Bene, poi questa è la canzone del mese. Film del mese non ce n'è anche a sto giro, che sembra mica andate al cinema, no? In televisione niente, cinema no, non pervenuto. Serie del mese, Scandal, anche sto mese, Scandal. Accessorio del mese, ne ho due, cioè nel senso è un coordinato. Il ciondolo, questo qua della Pierre Lang, che è bellissimo perché o da un lato così verde, o da girate e fa il nero, vedete, è fingiato. E ovviamente il bracciale, per lo stesso principio quando avete il bracciale al polso, o da una parte o dall'altra. Questo è stato l'accessorio. L'accessorio del mese. Poi capo del mese, anche se ha fatto freddo, pinghia, ha fatto cambio di stagione, vabbè. Questo maglio, le mie domande lì, se non le butti è meglio. Questo maglioncino qua, fatto così, tre quarti, tutto bucherellato, ci metti sotto la maglietta di cotone, non sa di profumo, buono, ma vabbè, l'ho messo anche oggi per quello che sta del profumo, poi vi faccio vedere il profumo. E questo così, gli mettete una magliettina sotto o a collo alto, se ancora fa un po' freschino o smanicato, insomma, quel che è. Poi, profumo del mese. E anche sto mese ho usato questo, i Tesori d'Oriente, mi piace tantissimo. Marrakesh, essenze, spezie, ibisco e pepe rosa. È buonissimo. È troppo buono. Sono andata in fissa, no? C'ho sto profumo. Solo questo ho usato, fra un po' finirà. Poi il cibo del mese, non c'è stato un cibo particolare del mese. No, aprile niente, non si è mangiato, no scherzo, magari non si fosse mangiato. No, non c'è un cibo del mese. Bevanda del mese, acqua. Acqua. Trucco del mese, a sto giro io non ho fatto un trucco in particolare. Ho fatto del viola, ho fatto del grigio, ho fatto del verde, ho fatto del marrone, tanto marrone. Però li ho alternati, cioè so, tipo una settimana marrone, una settimana viola, una settimana grigia, una settimana... Che altro ho fatto una settimana? Verde? Ma vabbè, insomma, non c'è un trucco del mese sto giro. Capelli del mese, sto mese li ho portati spesso e volentieri ricci, anche perché avendo poi il colore rosso che si era andato a spegnere,
li tengo prevalentemente ricci quando sono così. Smalto del mese, una merdata unica. E io ve lo boccio anche qua, il 460 di Kiko. Sono i nuovi smalti effetto matte, ma effetto matte cac, ma fa proprio cacare. Cioè, sembra di prendete un iposca, ve lo mettete sulle dita, sulle unghiette. Ho fatto anche la foto su Instagram, andatevela a vedere. Una merda proprio, cioè, allora, a parte che stendi una volta e fa le righine. Stendi la seconda volta e ti fa sotto la macchia marrone scura, nera, fa schifo. Sembra di avere l'uniposca sulle unghie. Non puoi mettere il top coat, perché almeno io non so dove l'ho messo il mio top coat opacizzante della Avon Boo. Saltavo dove l'ho finito, quindi non potevo metterci il top coat. I primi 10 minuti sembra carino, ma poi non me. Cioè, proprio brutto. Andate a vedere la foto su Instagram, proprio schifo. Non lo prendete. Il colore sarebbe anche molto carino, molto estivo, molto carino, ma ha proprio l'effetto dell'uniposca sull'unghia. Nine. La cosa più bella del mese, allora, aprile, bellissimo il Cosmoprof, perché ho conosciuto un sacco di ragazze, sono stra contenta. Ho conosciuto Elisabetta Ballerini, Elisabetta Ballerina, Fedi Kitty, Degli Moradu, Addict, Felosrial 83, Laura, ho avuto il mio weekend con la mia amica Green e sono contentissima. Un sacco di cose belle. Punto. E sono state adottate con un sacco di gatti in gattile che erano lì da anni. Tra cui, dopo faccio vedere una cosa. La cosa più brutta del mese, lasciamo perdere. Non vi interessa, brutto, via. Prodotto preferito del mese. Quando mi truccavo di viola, tipo oggi ancora ce l'ho un po', però vabbè, viola. Heroin di MAC. Solo che in telecamera non rende. Bello, 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 bello. Lo dovete vedere dal vivo. Questo viola con dei riflessi fucsia blu all'interno è bello. No, in telecamera è troppo viola, in anteprima. Bello. Come sta? O togli solo con lo struccante bifase. Io l'ho struccato stasera. No, vedete che ce l'ho ancora un po'. Vabbè. Fantastic. Foto del mese. Allora, in gattile abbiamo un gatto che fino a un mesetto fa, cioè fino a 2 settimane fa, si nascondeva dietro le casette. Quando scappava, purtroppo faceva danni, nel senso che si sporcava da sola, diciamola così, perché dalla paura si sporcava da solo. Quindi vedete, io torno al vecchio prodotto, vedete, ci rimane proprio. Da 2 settimane ha iniziato da dietro le casette a mettersi così a guardarci. Sabato io non sono andata in gattile perché ho voluto riposarmi un pochino. Adesso vi faccio vedere dov'era. Si è messo, non sono riuscita a vederlo, è questo qua. Si è messo sulle casette, praticamente dove noi passiamo sempre. Questo è Tommy. Per noi è stato un recupero enorme, perché in meno di un mese ha iniziato a farsi vedere. Ha iniziato a non scappare. A non scappare quando gli davi il cibo, a non scappare sporcandosi. Il sabato, venerdì, mi ha mandato l'altra mia volontaria, che era in mezzo al gattile, e sabato mi ha mandato questa. Passo enorme. Noi quando vediamo questi gatti che fanno i progressi così siamo contentissimi. Questo secondo me fra 2 settimane, ma neanche, inizierà a strusciarsi e siamo contenti. Doccia time. Ho alternato lo scrub della Lush Ocean Soap. Salt, quel che l'è. Scusate. Che è questo? Vedete? A me di questo non piace il profumo. Orribile. Signor Lush, va bene il naturale, ma magari 2 goccine di vaniglia ogni tanto?
due goccine di miele, essenza di lavanda, qualcosa, perché questo è il mio dolce, per quello che lo alterno con quell'altra, la mela, perché almeno quella, la mela, la sua funzione la fa, per carità, 120 grammi, poi accendi un mutuo, per fortuna che almeno dura un annetto, questo scade il 20 settembre 2013 e poco ci manca, ma gli faremo. Questi sono gli ingredienti per chi li volesse. Metti fuoco. E ok. Però ragazzi, ci siamo capiti. Relazione del mese fantasiosa. Con chi sono stata? Non mi ricordo. È grave? Vabbè. Sempre con quello di Scandal. Sì. Diciamo, io mi sono scordata. Il problema è che io ho avuto la relazione del mese con mio gatto. Allora, fatemi vedere se rivedo una foto. No, ma su questa proprio non ci ho pensato. È che lo è, perché ne ho avuti tanti, sto momento. Sono dovuta dividere il cosmo, profilo, mon amour, Isabella, insomma, non avevo più tempo per le relazioni, quindi ecco lui, diciamo sempre lui perché questo scandalo. Vabbè, iscritti del mese, boh, qua salgono e scendono, non lo so, a volte salgono, a volte scendono, boh, si iscrivono, si disiscrivono. 424 ad oggi, che siamo a inizio maggio, grazie. Poi, per chi si è disiscritto, mi spiace, però vabbè, evidentemente non gli piacevo più. Va bene così. Ragazzi, questo era il mio video. Saluto tanto Stefania e Pia. Un bacione a voi due. Vi lascerò, come vi ho detto, il link all'info box. Se Pia non riesce a fare video, non ti preoccupare. Nei commenti metti il tag e poi magari mi tagghi e io magari li condivido, non lo so. Cerchiamo di capirci. E niente ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!